Recensione Xbox Series X. Di cose da dire ce ne sono tante, quindi questa introduzione durerà pochissimo. Voglio solo ricordarvi di iscrivervi al canale anche per non perdere la recensione dell'altra console e anche per non perdervi nessuno dei nostri futuri approfondimenti sul mondo della tecnologia e del gaming. Approfitto anche per dirvi che, se mi dimenticassi qualcosa, in descrizione trovate il link alla recensione testuale di Xbox Series X e poi nei commenti potete anche farmi tutte le domande che volete su cose a cui magari non ho risposto, sui dubbi a cui magari non ho risposto. Sigla e iniziamo! Sulla confezione non mi dilungherò più di tanto perché abbiamo già fatto un unboxing conciso, lo trovate qui sul canale. Quindi passiamo direttamente all'aspetto della console, a come appare Xbox Series X. Guardando un po' quello che è il sentiment online, probabilmente Microsoft ha vinto da questo punto di vista perché le sue linee molto semplici, alla fine è una specie di parallelepipedo appunto di questo nero opaco, le sue linee semplici sono probabilmente più accattivanti di quelle proposte dalla controparte di casa Sony. Comunque sì, anche se è un parallelepipedo semplice, a carattere ha il suo perché, è molto bella la parte superiore dove appunto ci sono i fori per la reazione della grande ventola che si intravede, tra l'altro cercando di vedere appunto anche mentre la console è in esecuzione si vede la ventola che gira. I fori sono intelligentemente dipinti di verde in un certo modo tale che sembra quasi ci sia un LED verde acceso dentro la console, in realtà non c'è, sono appunto solo dipinti. Nella parte posteriore trovano alloggiamento tutte le porte di cui è dotata la console appunto, oltre ad altri fori di areazione. Nella parte inferiore c'è la base tonda, che non può essere rimossa, non può essere messa in altro modo. Cosa significa questo? Che se mantenete la console in posizione retta, in posizione verticale, a mio avviso almeno è molto elegante, ha molto senso, c'è il tasto di accensione con il logo Xbox davanti che si illumina, c'è il lettore, tutto molto pulito, tutto molto geometrico. Se ponete la console in posizione orizzontale, ci sono anche altri problemi, ora ci arriviamo. Secondo me è meno elegante, meno bella e c'è questa base tonda che un pochino spicca perché appunto non si può rimuovere, quindi sta lì un po', rompe le scatole. Inoltre, a seconda di dove la mettete, fate conto appunto che la parte superiore della console espelle aria calda. Se la mettete in posizione orizzontale e non gli date un sufficiente aria appunto per poter espellere l'aria calda e non fare un ricircolo di aria calda continua, è la situazione peggiore ovviamente per la console. Beh, comunque Xbox Series X appunto, proprio perché è così semplice, è tutta lì, non c'è molto altro da discutere, è molto solida, l'abbiamo spostata un po' in giro in qua e in là per le nostre prove, è veramente solida, è veramente compatta, sono 4,5 kg, 4,45 per la precisione, la base è di 15,1x15,1, alta 30,1 cm. Ora, è sicuramente più compatta di PlayStation 5, ma non pensate che sia così facile collocarla in un ambiente tipo salotto. Finché è uno studio, finché è una camera, finché appunto avete una scrivania tipo postazione da gaming, PC o simili, posizionarla sulla scrivania o magari anche in terra, come volete, insomma, può essere piuttosto semplice, magari appunto proprio in posizione verticale. Non è un caso che entrambe le console prediligano una certa verticalità. I PC lo fanno da anni, probabilmente ci sono arrivati anche nel settore console. Comunque sia in salotto, dipende un po' dall'arredamento che avete, perché comunque è un bel monolite nero che vi si piazza lì in salotto e insomma è un bel... qualcuno potrebbe dire che è anche un bel pugno in un occhio. E poi non vi c'entra nei mobili TV, nel senso nelle nicchiettine che di solito ci sono sotto i mobili TV non ci può entrare neanche in orizzontale. Quindi insomma è vero, è più compatta, è più elegante, può essere più carina, però comunque c'è un colore predominante nero e potrebbe non essere così facile da posizionare. Poi questa è una cosa che ovviamente dipende tantissimo dalla vostra abitazione, da come ci giocate, insomma dipende appunto da voi. Lato hardware, da un certo punto di vista c'è tanto da dire, dall'altro c'è poco, nel senso che è la console più potente di sempre, è la console più potente sul mercato, è più potente di PlayStation 5, inutile girarci troppo intorno, ma non è soltanto a livello di teraflops, va bene, sono 12 teraflops contro i 10,2-3 di PS5, anche qui sui teraflops di PlayStation 5 ci sarebbe da discutere. Non è solo quello, è anche la frequenza del processore, è anche l'architettura RDNA2 della GPU, che a quanto pare sarebbe in qualche modo migliore di PlayStation. Per chi volesse approfondire questi campi vi consiglio di cercare un po' di materiale su internet, perché si va veramente sul tecnico. C'è tutto il discorso anche sulla velocità dell'SSD. Teoricamente l'SSD in dotazione a Xbox Series X è più lento, per quanto riguarda proprio le caratteristiche tecniche, velocità input-output, è più lento di quello di PlayStation 5. C'è però un qualcosa in più a livello hardware messo da Microsoft per far sì che
Sostanzialmente la console debba caricare meno dati alla volta, risultando anche più veloce di quello di PlayStation 5. Quindi sono, diciamo, due filosofie diverse. Da una parte Sony, che dota la sua PlayStation 5 di un SSD molto veloce, forse uno dei più veloci attualmente sul mercato, dall'altra Microsoft, che preferisce inserirci qualcosa a livello hardware per aiutare la console in un altro modo. Ora, visto che siamo in tema di memoria, quanta è effettivamente la memoria disponibile sulla Xbox Series X? Perché sulla scatola di Xbox Series X è specificato 1 TB, ma è davvero 1 TB a disposizione dell'utente? Ovviamente no. La realtà dei fatti è che ci sono 802 GB di memoria interna a disposizione dell'utente. Ora, potrebbero sembrare tanti, secondo me non lo sono. L'abbiamo riempita abbastanza in fretta, specialmente se abbinate alla vostra Xbox un Game Pass, è un attimo installare 20 giochi sulla console e terminare lo spazio a disposizione. Poi c'è anche il ragionamento da fare che più in là si va, più i giochi occuperanno spazio. Ci sono asset a risoluzioni sempre più alte, ci sono mondi sempre più vasti perché si sfrutterà tutta la tecnologia appunto anche messa a disposizione degli SSD, quindi i giochi occuperanno sempre più spazio, ce ne staranno sempre meno sulla console. Come si risolve questo problema? Con l'espansione di memoria. Dietro la console c'è una porta per inserire appunto delle espansioni di memoria, fate conto che siano delle vecchie memory card, solo che sono molto molto più capaci appunto a livello di gigabyte disponibili. C'è ad esempio quella di Seagate da ben 1 TB, però stiamo parlando di 250 euro di spesa. Quindi va bene, potete espandere la memoria facilmente, ci sono degli accessori che vi permettono di mantenere la stessa velocità e gli stessi vantaggi di avere appunto l'SSD che c'è all'interno di Xbox Series X, ma costano. L'alternativa è un hard disk esterno, un SSD esterno da collegare via USB alla console. Potete installare i vostri giochi lì. Quindi il modo per espandere questa memoria c'è. Comunque l'alternativa è una gestione oculata della memoria interna. D'altronde siamo riusciti ad andare avanti per anni con 500 GB sulle console vecchie. Ce la possiamo fare con 1 TB, ce la possiamo fare con 802 GB liberi. Va bene, tutto molto bello. Abbiamo detto che è la console più potente sul mercato, ma la console più potente sul mercato cosa permette a livello di prestazione? Semplice, 4K a 60 fps, che è un po' il sogno anche del PC gaming, cioè riuscire a riprodurre i giochi alla risoluzione quasi massima consentita a un frame rate decente, che non siano i soliti 30 fps. In teoria, Xbox Series X si spinge anche a 120 fps e si spinge anche in 8K, ovviamente si parlerà di 30 fps probabilmente in 8K, tutte cose che per il momento non sono sfruttate a dovere. Non sono sfruttate a dovere nel senso che mancano giochi ottimizzati in tal senso su Xbox Series X. Ci sono giochi che vengono riprodotti in 4K a 60 fps, meraviglioso giocarci, a 120 fps ancora non ci si spinge. E c'è un altro problema. Per arrivare a 120 fps ci vuole HDMI 2.1. Il cavo incluso nella confezione di Xbox Series X è già perfetto per l'HDMI 2.1, quindi è una spesa in meno da fare. Avete già il cavo perfettamente compatibile. Il problema è avere un dispositivo con la porta HDMI 2.1. Lato monitor non c'è praticamente niente. Asus sta muovendo i primi passi. Qui abbiamo un monitor Asus 4K, HDR, 144 Hz, tutto quello che vi pare. Meraviglioso, costosissimo, ma non ha HDMI 2.1. Sono rimasto un po' fregato da questo punto di vista. Anche il mio televisore, un Sony TV da 65 pollici 4K, non ha l'HDMI 2.1. Quindi non posso giocare a 120 Hz. Cioè, sì, posso. Posso giocare a 120 Hz se imposto la risoluzione in Full HD. Quindi ecco, dovete tenere in considerazione anche questo. Siamo d'accordo, le console sono pronte per i 120 Hz, bisogna vedere se lo sono anche i dispositivi che avete attualmente in casa. Se avete comprato una TV da poco, se avete intenzione di comprare una TV magari per sfruttare a dovere le console di nuova generazione, o se avete appunto qualche cosa di più vecchio che ancora non va. Comunque va benissimo giocare in 60 Hz. Cioè, già giocare in 4K a 60 Hz è una gran soddisfazione, parliamoci chiaro. Sempre lato hardware, qualcosina manca, nel senso che su Xbox Series X non ritroviamo una porta USB Type-C, non troviamo il Wi-Fi 6, siamo fermi, tra virgolette, al Wi-Fi 5. C'è un hardware proprietario per la trasmissione di dati con gli accessori compatibili, quindi non c'è il Bluetooth direttamente. Ma è anche pur vero che di alcune di queste cose si può fare a meno. Il Wi-Fi 5 va benissimo. Il Wi-Fi 6 ovviamente è migliore non soltanto per la velocità di trasmissione generale, ma anche per tutta una serie di tecnologie utilizzate, che non sarebbe nulla se non fosse che il Wi-Fi 6 lo ritroviamo sulla console della concorrenza, però possiamo anche mettere da una parte queste cose e fregarcene. Visto che ci siamo, lato rumorosità e lato temperature. Rumorosità, ragazzi, praticamente non ce n'è. La ventola gira sempre a regime, addirittura se utilizzate la modalità di risparmio energia accensione immediata, che è quella che vi permette appunto di entrare subito in gioco con la pressione di un pulsante,
La ventola talvolta è accesa anche se la console è spenta, fa un po' impressione perché è tutto spento, vi avvicinate lì e sentite l'aria che arriva dalla ventola. Ovviamente è una modalità che consuma più energia, quindi dipende da voi se la volete utilizzare o meno. Comunque sia, la ventola, per quanto sia impegnata costantemente a espellere l'aria calda prodotta dall'hardware interno di Xbox Series X, praticamente non fa rumore. Ed è ottimo. Non c'è soltanto la ventola ad occuparsi della reazione della console, ci sono anche una serie di accortezze a livello di costruzione interna. La scheda madre, ad esempio, è divisa in due parti. È costruita in modo molto intelligente Xbox Series X al suo interno. Le temperature raggiunte sulla parte superiore, dove appunto si espelle l'aria calda, misurate con una termocamera, si arriva anche intorno ai 60 gradi, ma non è niente di preoccupante, la console gestisce bene le sue temperature, fuori non è così calda, se appunto gli date abbastanza spazio per sfogare l'aria calda, lei fa il suo, senza appunto rumori o cose disturbanti per l'esperienza di gioco, ecco. Passando al software, se avete una Xbox One, una Xbox One X, una Xbox One S, probabilmente avrete già provato quello che è l'aggiornamento di sistema che ha cambiato l'interfaccia grafica dell'ecosistema Xbox. Su Xbox Series X ritroviamo la stessa interfaccia. Può piacere, può non piacere, diciamo che è sufficientemente pratica, ci sono tutte le sezioni, c'è la sezione i miei giochi e le mie app dove trovate tutto, dove trovate anche la coda di download. Il grosso vantaggio dell'interfaccia di Xbox è che è completamente personalizzabile, un po' come alla stregua di un computer. Sulla home potete aggiungere tutte le sezioni dedicate ai vostri videogiochi preferiti, potete cambiare wallpaper, potete cambiare un sacco di impostazioni qua e là. La trovo comunque un pochino meno intuitiva di quella della concorrenza, ma non è necessariamente un male, perché più che mai, dopo aver provato tutte e due le console, sono convinto che comunque hanno un target diverso di riferimento. Comunque non mi voglio dilungare più di tanto su questi argomenti perché farò una sorta di versus più avanti quando ci saranno pubblicate tutte e due le video recensioni delle console. Il primo avvio della console si può fare utilizzando l'applicazione per Android e iOS, in questo modo non dovete stare a immettere dati, a fare collegamenti appunto con gli account e a impostare tutto, potete impostare tutto direttamente dall'applicazione. È ottima l'applicazione perché ci sono anche altre opzioni che possono tornare utili, come per esempio la possibilità di controllare in remoto la console, di giocare in remoto con la console con l'ausilio del vostro controller e anche di magari mettere a installare i videogiochi appunto sempre dal remoto controllando la console in un altro posto. Sono tutte modalità di utilizzo che magari non sono dei veri e propri game changer, non tutti le utilizzeranno. Per cosa la utilizziamo? Magari mentre siamo a scuola o al lavoro per mettere a scaricare un gioco che si è sbloccato, ammettiamolo, perché tanto l'utilizzo è quello. O se siete in vacanza, avete a disposizione una buona rete, vi collegate in remoto all'Xbox di casa e giocate. Non mancano ovviamente anche tutte le app di intrattenimento, quali Netflix, Prime Video, Disney Plus, Now TV, tutte quelle che vi possono venire in mente. Ovviamente Xbox può essere utilizzata anche come sistema multimediale. Ci sono due grossi vantaggi, appunto la compatibilità con tutti i servizi di streaming e anche la presenza di un lettore Blu-ray 4K a bordo. Ciò vuol dire che potete leggere sia i Blu-ray classici che i Blu-ray 4K e sfruttarla appunto come lettore Blu-ray. Non è banale, lo ripeto sempre, non vi annoiate se lo dico tutte le volte, ma un lettore Blu-ray 4K costa una certa cifra. Si parla di 150, anche 200 euro per un buon prodotto. Quindi averlo già integrato nella console non è affatto male. Ma da questo punto di vista Microsoft ci aveva abituato bene, perché anche su Xbox One S e One X c'era già un lettore di questo genere. Prima di passare alla cosa che forse ci interessa di più, ovvero i giochi, parliamo un attimino di prestazioni. Come si comporta Xbox Series X? Perché tutta questa potenza, l'SSD, si deve tradurre in qualcosa e vi assicuriamo che in qualcosa si traduce. I tempi di caricamento in media sono ridotti, ma non sono solo i tempi di caricamento, è anche l'accensione della console. Utilizzando la modalità che vi ho detto prima, ovvero quella accensione immediata, accendere la console ed entrare in gioco è veramente questione di qualcosa fra i 10 e i 15 secondi. Cioè neanche il tempo di sedersi sul divano e capire che mi sto finalmente rilassando dopo una giornata di lavoro con la mia console, che sono già in gioco. Con l'altra modalità ci vorrà qualcosina in più, perché comunque c'è l'accensione completa della console, che comunque è velocissima, non vi preoccupate, e appunto l'ingresso in gioco. C'è un'altra caratteristica molto importante che è il Quick Resume. Quick Resume non lo troviamo sulla console della concorrenza. A cosa serve? A passare velocemente da un gioco all'altro. Se voi state giocando ad un determinato gioco, come può essere un Gears 5 piuttosto che un Forza Horizon 4, e decidete di metterlo in pausa per farvi una sessione di un'ora ad un altro gioco, tra quelli appunto compatibili con la funzionalità Quick Resume, mettete semplicemente in pausa il gioco, andate nella home di Xbox, fate partire l'altro gioco, ci giocate, mettete in pausa quello, passate a quell'altro
e nell'arco, anche qui, di 10-15 secondi il gioco riparte da dove eravate rimasti. La cosa più sorprendente è che il Quick Resume funziona anche a console spenta. E l'ho provata più di una volta perché dovevo spostare l'Xbox da questa postazione al salotto per fare diverse prove, sia con il televisore appunto che con il monitor. E anche staccando la console dalla corrente, riportandola qui, il Quick Resume funzionava lo stesso. Mi ritrovavo nello stesso punto del videogioco, anche, cioè staccato dalla corrente è un pochino più sorprendente appunto. Anche qui è uno scenario completamente irrealistico, cioè non è che uno continuamente stacca e attacca la console dalla corrente, ma comunque è un qualcosa in più che sicuramente non guasta. Le prestazioni dell'SSD o in generale di Xbox Series X le abbiamo testate per esempio anche in un gioco come Forza Horizon 4. Quali sono i punti in cui di solito Forza Horizon 4 rallenta? Per esempio per passare ad un'altra vettura. Il passaggio ad un'altra vettura è una cosa istantanea. Fa impressione perché non è soltanto appunto farsi consegnare la vettura nel posto, ma anche caricare tutti gli asset della vettura, che voi siate all'esterno o all'interno della vettura, non cambia assolutamente niente. Premete su una macchina nuova, pam, caricata subito, istantaneamente. Anche il passaggio fra l'open world Lego e l'open world normale impiega un tempo sempre compreso fra i 10 e i 15 secondi, che considerato che stiamo caricando un open world intero, non è affatto male. È vero, i due mondi vengono caricati in posizioni predefinite, ma comunque sia il mondo è lì a disposizione, senza effetti pop-up, senza caricamenti e senza niente. Quindi già si intravedono, anche se non ci sono nuove esclusive Xbox che secondo me dobbiamo aspettare, non solo perché ci divertiremo a giocare roba esclusiva e roba nuova, ma anche perché secondo me saranno titoli che sfrutteranno davvero al meglio l'hardware di Xbox Series X. Anche senza avere questi titoli già si iniziano ad intravedere i miglioramenti in tal senso. Anche un gioco di terze parti come Doom Eternal ci mette molto meno a caricare il livello. Ci mette un pochino a caricare il gioco perché comunque non è ancora ottimizzato per la next gen del tutto. Ci mette i suoi 30-40 secondi ad arrivare al menu. Però da lì, una volta che selezionate lo slot di salvataggio a caricare il gioco, vedete la barra di caricamento molto molto più veloce che sulle console di vecchia generazione. Discutiamo un po' dei giochi che sono croce e delizia di Xbox Series X. Delizia perché? Perché c'è l'Xbox Game Pass. Ora io sono abbastanza anche stufo di dirlo perché lo ripeto in tutti i video che riguardano Xbox e non solo che riguardano Xbox, anche riguardo alla concorrenza, è un servizio fantastico. L'Ultimate con 12,99€ al mese non solo vi garantisce l'accesso a più di 100 giochi, tra cui tutte le esclusive Microsoft, e anche tutte le esclusive Microsoft del futuro che arriveranno saranno disponibili dal day one sul Game Pass, per cui è praticamente, non ti dico obbligatorio, ma quasi abbinarlo ad un acquisto di un Xbox. C'è anche tutto il discorso sulla retrocompatibilità, nel senso che l'ecosistema Xbox è tutto compatibile con Xbox Series X, quindi tutta la vostra vecchia libreria di videogiochi la potete giocare su Xbox Series X. Non è una cosa che è indispensabile, non è una cosa che servirà a tutti i giocatori. Ci sono tanti giocatori che comprano una console next gen perché vogliono giocare a titoli next gen, non gliene frega niente dei vecchi titoli, ma è un in più secondo me da tenere in considerazione. Delizia anche perché nei piani di Microsoft ci sono tante tante novità, alcune sono già state annunciate, ci sarà da aspettare per alcune, ma si sta muovendo bene Microsoft da questo punto di vista. Bethesda non è stata del tutto acquisita, hanno da completare le operazioni di acquisizione. È un po' complicato, sono due colossi che si uniscono, insomma, è un po' politica, c'è un po' di casino, insomma, ci vorrà un po' di tempo. È anche per questo che nessuno si sta sbilanciando dicendo guardate che Elder Scrolls 6 sarà esclusiva Xbox. Lo sarà al 90%. Gli Xbox Game Studios sono sempre più grandi, contano sempre più studi, insomma, il futuro è roseo. Però, da questo punto di vista, significa anche che acquistare ora Xbox Series X è una sorta di investimento per il futuro, ed è qui che viene la vera croce, perché di next gen in questo momento su Xbox Series X non c'è nulla. Anche giochi effettivamente ottimizzati, di terze parti sto parlando, a questo punto non sto mettendo in ballo le esclusive, anche giochi di terze parti come può essere Watch Dogs Legion, come può essere il già citato Doom Eternal, come possono essere anche altri titoli che sono effettivamente in fase di ottimizzazione, anche Destiny 2 arriverà a dicembre. Sì, sono titoli di terze parti, ma arriveranno appunto piano piano in un secondo momento, non tutti saranno disponibili dal lancio della console, anche il nuovo Call of Duty arriverà ma non sarà subito ottimizzato per le console next gen. Insomma, c'è da lavorarci da questo punto di vista e soprattutto c'è da appoggiarsi a software house di terze parti. Per quello dico che è un investimento per il futuro, perché sono quasi del tutto sicuro che saranno gli Xbox Game Studios a sfruttare davvero
l'hardware messo a disposizione da Xbox Series X. Le software house di terze parti hanno il problema che devono sviluppare per una valanga di piattaforme. Perché Cyberpunk è in ritardo? Perché lo devono sviluppare per Xbox One, One S, One X, Series X, Series S, PS4, PS4 Pro, PS5. Stanno diventando scemi. Io li capisco. E quindi le terze parti saranno così, mentre una cosa sviluppata internamente, secondo me, funzionerà in modo diverso. Ciò nonostante, qualche cosa già ottimizzato per Xbox Series X lo abbiamo provato, se no cosa staremo qui a fare? Appunto, Forza Horizon 4, grazie al circuito Insider, abbiamo potuto provare la versione per Xbox Series X, quella che vi ho fatto vedere nei vari filmati finora. 4K a 60 fps, è un piacere da giocare. Gears 5, 4K a 60 fps, cavolo, spettacolo, meraviglia. Anche da un punto di vista grafico sembra più vivo, sembra più bello, appunto. Magari una seconda run, se lo avete già giocato, potrebbe anche scapparci su Xbox Series X. Siamo riusciti a giocare anche a Watch Dogs Legion in retrocompatibilità, quindi 4K a 30 fps. La modalità, appunto, Xbox Series X, chiamiamola così, arriverà un pochino più in là. Insomma, anche grazie all'Xbox Game Pass qualche titolo ce lo siamo goduto, appunto, su Xbox Series X. Però, ripeto, mi sento di dire, appunto, che sia più un investimento per il futuro in questo momento. Perché se avete già una console dell'ecosistema Xbox, avete già giocato a tutti i suoi giochi, è ovvio che non troverete niente di veramente nuovo, se non appunto quelli di terze parti che stanno arrivando, come anche Assassin's Creed Valhalla, il nuovo Call of Duty e tutte le altre cose, che però solo piano piano saranno realmente ottimizzate per Xbox Series X. In tutto ciò non ho nominato il Ray Tracing. Xbox Series X gestisce il Ray Tracing a livello hardware. Il problema anche qui è che non ci sono giochi che lo sfruttano davvero al momento. Quindi è un po' inutile, nel senso, non posso farvi vedere niente in questo momento che sfrutta il ray tracing a livello hardware. C'è, sappiamo che c'è, solito discorso, quando arriveranno i giochi veramente ottimizzati fatti dagli Xbox Game Studios finalmente vedremo qualcosa a livello di ray tracing hardware. Per il momento no, bisogna ancora lì aspettare le terze parti sperando che arriverà qualcosa, appunto, di sostanzioso, di concreto. Veniamo quindi anche al nuovo controller di Xbox Series X. Le forme sono praticamente le stesse del passato e potremmo anche interromperci qui, perché le forme, il pad di Xbox One è probabilmente uno dei preferiti dai giocatori di tutto il mondo. C'è chi lo compra per giocarci anche su PC, c'è chi lo compra anche per giocarci su dispositivi mobili. È già perfetto, migliorare un qualcosa di perfetto è estremamente difficile. Il fatto che ci siano le levette analogiche asimmetriche è una cosa che piace tantissimo a tutti. Quello che vi posso dire che c'è di veramente nuovo, a parte qualche novità a livello estetico fisico, nel senso una zigrinatura più marcata delle impugnature, una zigrinatura sui tasti dorsali che può far comodo, intanto si muove la Xbox dietro che mi ero scordato che era accesa. C'è l'USB Type-C per la ricarica. Il feedback, secondo me la cosa più bella è il feedback aptico, la vibrazione che è veramente intensa. A differenza di quello che offrirà il controller di PlayStation 5, I pulsanti dorsali non sono adattivi. Non sono adattivi, ma ciò nonostante la vibrazione integrata al suo interno restituisce una sensazione tale davvero incredibile. Torno a mettere sotto esame Forza Horizon 4. Quando dovete imprimere la frenata è bellissima la vibrazione che viene trasmessa al controller. Sembra quasi davvero che il controller resista alla pressione. Non è così, è solo una sensazione espressa appunto dalla vibrazione, ma il feedback aptico di questo controller è fantastico. C'è stata tutta la discussione sul che palle di nuovo il controller a pile. Con una spesa di 22 euro vi portate a casa il battery pack ufficiale da ricaricare tramite USB Type-C, quindi trattarlo come fosse appunto un controller ricaricabile. Io non ci vedo tutta questa gran tragedia per le pile. Abbiate sempre le pile a disposizione, che vi devo dire. Inoltre, se levate le pile, levate tutto e collegate tramite USB Type-C, funziona ugualmente. Quindi nel caso fosse a secco potete giocarci, magari anche per una questione di bilanciamento. Non so, se vi piace il controller più leggero senza pile potete giocarci, a patto di collegarlo, se magari avete un filo abbastanza lungo. C'è sempre il jack audio, quindi insomma sul controller, ragazzi, c'è poco da dire, è ottimo, è fantastico. Che altro bisogna dire sul controller di Xbox? Il prezzo, 499 euro, ci pare un prezzo più che equilibrato per quello che ha da offrire la console. Se ci pensate, SSD da 1 TB, poi lasciamo perdere che sono 802 GB, ma comunque sono 802 GB di un SSD liberi, tanta potenza, hardware al top, una forma appunto geometrica, ma particolarmente studiata. All'interno è veramente studiata nei minimi dettagli, così secondo me come all'esterno. Il prezzo è in linea con quello proposto per le console di vecchia generazione al lancio.
Sul prezzo non gli si può dire molto, veramente. L'unico problema, se proprio vogliamo trovare un problema, è che la concorrenza offre la stessa versione della console, la stessa potenza, tutte le caratteristiche, tranne appunto il lettore ottico, a 399€. Xbox Series S non l'abbiamo provata, ma non è a livello di hardware e di prestazioni a livello di Xbox Series X. Siamo arrivati alle conclusioni. Se dovessimo trovare un solo aggettivo per descrivere Xbox Series X, quell'aggettivo probabilmente sarebbe concreta. È una console concreta, è una console potente, che a livello software offre personalizzazioni, funzionalità quante ne volete, sia a livello multimediale che a livello di applicazioni e di giochi. Ci sono degli ottimi servizi, come appunto l'Xbox Game Pass Ultimate, che non l'ho detto prima, ma include anche Live Gold, quindi la possibilità di giocare online. Le prestazioni sono effettivamente al top, sono prestazioni da next gen, e ne vedremo delle belle, perché come ho già detto è un investimento per il futuro. Gli Xbox Game Studios si stanno muovendo bene per arricchire tutto ciò che riguarda l'ecosistema Xbox, ma mi sento anche di dire che questa recensione meriterà un ulteriore approfondimento tra un po' di tempo. Un discorso che vale per entrambe le console, non solo per Xbox Series X, perché appunto la next gen è arrivata, possiamo dire tutto quello che volete, la macchina funziona bene, potete acquistarla, potete giocarci sin da subito, funziona tutto perfettamente, ma deve ancora esprimere le sue vere potenzialità. E le sue vere potenzialità le vedremo probabilmente tra un annetto a partire da ora. Quindi, ripeto, il video non è corto, mi sarò sicuramente scordato qualcosa di vitale e di importante, perché è così, perché ci sono veramente tante cose da dire su queste console. Nel caso vi rinvito appunto nella sezione commenti a farmi tutte le domande che volete, perché la console è qui, la posso usare, posso fare prove in tempo reale di qualsiasi cosa abbiate curiosità. Se proprio volete un numerino, un voto finale, vi mando alla recensione che trovate nel link in descrizione. Però il numerino tenetelo di conto fino a un certo punto, ragazzi, perché, ripeto, le vere potenzialità della console le vedremo secondo me tra un annetto. Per questa recensione di Xbox Series X direi che è proprio tutto. Un saluto da Lorenzo Delli per smartword.it.